Anche il gesto che 50 anni fa ha vissuto Padre Paolo, quello di ricevere l'unzione delle mani, può essere visto anche in questo senso. Le mani unte sono le mani che non trattengono per sé, che non hanno bisogno di nulla, ma che donano, che sanno dare, che sanno lasciar passare per gli altri. Ecco, Padre Paolo, noi ti vogliamo ringraziare per quello che tu sei per noi. Insieme a te vogliamo rivolgere il ringraziamento che sicuramente dal tuo cuore oggi sale al Signore. Ecco, Padre Paolo è proprio un piccolo seme. Non è di molte parole Padre Paolo, ma i suoi gesti, il suo sguardo, il suo sorriso, le sue attenzioni sono molto di più delle parole. Sono veramente un segno di una vita donata. Lo scopriamo noi, tuoi fratelli, che abbiamo la fortuna di viverti accanto. La tua disponibilità, la tua semplicità sono davvero un dono del Signore per ciascuno di noi. Di questo vogliamo ringraziare te e vogliamo ringraziare insieme a te il Signore. Vogliamo affidarti a San Pio. Ecco, questo santuario sicuramente ha occupato un posto importante nella tua vita, occupa un posto importante, qui hai operato e operi e tanti frutti anche sono nati dal tuo operato. Vogliamo affidarti a San Pio, egli che proprio in questa terra è stato un esempio concreto di un seme piccolo che caduto in terra ha portato molto frutto. Possa il Signore benedire il tuo sacerdozio e attraverso di te benedire tutti quanti noi. Possa il Signore ancora darci santi sacerdoti, ferventi religiosi che possano ricordarci questo nuovo modo di pensare, il modo che Gesù ci indica, perché possano ancora indicarci i luoghi dove lo possiamo incontrare. Grazie Padre Paolo e tanti auguri.